Dopo le abbondanti nevicate e la pioggia dello scorso inverno, nessuno si sarebbe aspettato un problema a livello idrico per quest'estate, e invece la mancanza di piogge nel periodo estivo sta portando non pochi problemi all'agricoltura. Problema che riguarda anche l'area Vestina. Infatti, l'abbassamento del livello delle acque della diga di Penne apre un periodo di emergenza per le tante aziende della Valle del Tavo che non ricevono acqua per irrigare dal consorzio da almeno 10 giorni, mettendo in crisi la produzione di olivo, vite e comparto zootecnico. A rischio anche la produzione di mais, melanzane e pomodori, e potrebbero riscontrarsi problemi anche per la produzione di verdure invernali come cavoli, carciofi e porri. Si teme anche per la produzione del fagiolo tondino del Tavo, varietà autoctona dell'area Vestina. Il livello della diga di Penne, che vediamo dalle immagini, ha toccato nei giorni scorsi il livello minimo di 240,53 metri, un abbassamento che ha costretto il Consorzio Centro a invitare le aziende ad un uso parsimonioso dell'acqua. Sul tema siccità è intervenuto anche Coldiretti Abruzzo, che parla di una nuova cultura di prevenzione. Sarà necessario organizzarsi per raccogliere l'acqua nei periodi più piovosi attraverso interventi di manutenzione, recupero e riciclaggio, potenziando la rete degli invasi e creando bacini aziendali. È necessaria, continua Coldiretti, una ristrutturazione generale e riorganizzazione regionale dei consorzi di bonifica che oggi non sono più adeguati alle esigenze delle imprese.